Bentrovati ad un nuovo appuntamento con lo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi. Io sono Gerardo Paterna e oggi vi porto nel mondo dei dati e della valutazione immobiliare. Con me infatti c'è Dario Petraro, Sales Team Lead di Casa Affari. Grazie Gerardo. Grazie a te per la disponibilità. Grazie per avermi invitato. Sei arrivato dalla Polonia. Sono arrivato dalla Polonia, esatto. Mamma mia, ragazzi. Viaggio lungo. Lunghino. È un onore averti qui, allora. L'onore è mio, grazie mille. Ci racconti che cosa è Casa Affari, dove nasce e soprattutto cosa fa? Assolutamente. Allora, Gerardo, Casa Affari nasce, diciamo, principalmente a un problema di trasparenza del mercato. I nostri fondatori si trovavano alle Isole Baleari, stavano cercando di costruire un portafoglio di investimenti. Il problema è che in quel periodo la Spagna si stava risollevando dalla crisi immobiliare. Quindi soprattutto le Isole Baleari avevano avuto un boom di richieste, soprattutto da parte di attori esteri, sì. E aveva causato veramente una grossa opportunità di investimento. Il problema qual era? Che non c'era trasparenza nel mercato. Diciamo, la stessa proprietà poteva essere pubblicizzata da 20 agenzie a prezzi diversi, con caratteristiche totalmente discordanti. Quindi conosciamo bene il problema anche qui in Italia. Esatto, purtroppo non è un problema solo spagnolo. E, diciamo, persino per gli addetti ai lavori era impossibile, sì, riuscire a determinare quale potesse essere il prezzo corretto, qual era lo stock disponibile magari per una determinata tipologia di asset in una particolare zona. Non si riusciva a capire se il mercato fosse in crescita, se fossero in diminuzione i prezzi, sì, se fosse in stagnazione. Quindi diciamo che da lì Millennials è venuta l'idea di costruire un database che potesse pulire i dati e questo gli ha permesso poi di costruire un portafoglio che si è rivelato veramente di successo. Diciamo, da cosa nasce cosa, e la voce si è diramata e ci ha permesso, ecco, di costruire Casa Affari. Oggi, diciamo, Casa Affari è presente in diversi paesi europei. Ecco, quindi nasce? Diciamo, nasce da un'idea in Spagna. Ok, in Spagna. E oggi siete? Oggi copriamo 5 paesi. Quindi Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Italia. Ok. E abbiamo ricevuto altre richieste per quanto riguarda la pulizia dei dati, quindi l'obiettivo è quello di ampliarci ulteriormente. Bene, bene, insomma, quindi è già una piattaforma europea a tutti gli effetti. Sì, diciamo, possiamo definirci un top provider di data a livello paneuropeo. Ok. E, cos'è che, dal tuo punto di vista, rende Casa Affari diverso o diversa rispetto alle soluzioni che sono già presenti sul mercato italiano, certo, nei mercati, insomma, in generale, dove siete presenti voi? Ma allora, diciamo che il primo obiettivo di Casa Affari è quello di portare trasparenza nel settore immobiliare. Quindi quello che vogliamo fare è costruire proprio un database di proprietà il più completo in Europa, in sostanza. Da qua, una volta raccolto questo volume di dati, tu pensa che attualmente stiamo raccogliendo quasi 300 milioni di annunci da più di 30.000 fonti dati diverse, li raccogliamo, li ripuliamo, li riorganizziamo, li analizziamo e da questo ci ha permesso di costruire diverse applicazioni che non fanno altro che semplificare quello che è il lavoro dei professionisti, non solo agenti immobiliari, ma chiunque opera nel settore immobiliare. Quindi, scusami, di fatto togliete i doppioni? Corretto. Cioè, quindi avete, non so, e quando un immobile è sul mercato lo stesso, ha tre prezzi diversi, cosa succede? Esatto, utilizziamo l'intelligenza artificiale che ci permette proprio di riconoscere se un annuncio che possa essere in vendita in affitto o in vendita in affitto riguarda però la medesima proprietà. Ok. Diciamo, questo processo va a convogliare tutti questi annunci in una pagina dedicata dove l'utente ha la possibilità di sapere chi ha in gestione l'immobile ma chi l'ha avuto in passato. Ok. Chiaro. Con chiaramente tutti i link che riportano alla fonte dati principale. Oh, interessante questo. Parliamo di vantaggi per l'agente immobiliare, perché tu sai che le decisioni che prendiamo sono sempre prese un po', sì, sull'onda emotiva, come abbiamo visto di recente anche ad un certo evento, ok, dove si parlava di acquisti, no, fatti in funzione dell'emotività, ma si fanno gli acquisti anche in funzione del vantaggio percepito. Quindi, qual è il vantaggio che Casa Affari porta all'agente immobiliare? Come migliora la qualità del suo lavoro? Allora, Casa Affari è una piattaforma all-in-one, cioè quindi questa aggregazione di dati ci ha permesso di costruire diversi strumenti che vanno da una meta ricerca di proprietà, dove l'utente può fare
come chiamiamolo, un trivago, uno skyscanner del campo immobiliare. Quindi l'utente, facendo una ricerca su casa affari, in due clic è come se facesse una ricerca, diciamo, su migliaia di siti web contemporaneamente. Ha la possibilità di acquisire facilmente, abbiamo chiaramente annunci di venditori privati, ma l'utente ha la possibilità di fare attività di funding, a disposizione X numero di alerts, a disposizione per velocizzare quelle attività che magari non andrebbe a fare per una mancanza di tempo, anche una mancanza di trasparenza. Questa aggregazione di dati ci ha permesso di sviluppare uno strumento di analisi mercato comparativa, ha il più alto numero di comparabili attivi storici. E poi l'utente a impostare il prezzo di mercato eco in base a quella che è la sua idea, chiaramente, non è un AVM. Abbiamo degli strumenti di analisi di mercato, cioè che permette all'utente, o all'utente stesso, o all'utente finale, che è poi l'acquirente, di fare la scelta più idonea su un'opportunità di investimento. Sì. Se non sbaglio, c'è una funzione che riguarda anche la cronologia di quell'immobile. Esatto. Se non sbaglio, se non ricordo male, avevo visto una primissima versione in cui c'era proprio la possibilità di verificare l'andamento storico di quell'immobile, cioè era in vendita presso l'agenzia X ad un certo prezzo, poi è stato rimosso, è stato ripreso in vendita dall'agenzia Y ad un prezzo diverso. Quindi c'è una sorta di carta d'identità che ci fa capire anche in fase di acquisizione, al netto delle bugie dei venditori, non è mai stato in vendita, no? esattamente la cronistoria, diciamo, commerciale di quell'immobile. Corretto, esatto. Per ogni pagina dedicata l'utente ha la possibilità di trovare tutti gli annunci attivi, a che prezzo era proposto, è proposto, con che caratteristiche, dove è pubblicato, chi l'ha avuto in passato, sempre a che prezzo, dove l'aveva pubblicato, e la cronistoria della proprietà dal primo giorno di pubblicazione. Quindi l'utente ha la possibilità di trovare tutti quelli che sono i movimenti dal primo giorno di pubblicazione, quando è partita la vendita, con chi, dove l'ha promosso, variazioni di prezzo, in aumento e in diminuzione. Quindi, diciamo, hai, come l'hai chiamata tu, una carta d'identità della proprietà, che possa essere in vendita, possa non essere più in vendita. Ok. E come funziona su un piano commerciale casa affari? Non ti chiedo adesso, per non far invecchiare velocemente anche questo video, di parlare di prezzi, ma come si approccia? Avete, non so, un piano che viene venduto ad agenzia, ad agente singolo? Come funziona questa forma di abbonamento? Sì, allora l'idea è quella di dare a tutti gli agenti la possibilità di impostare le proprie ricerche, di salvare i propri immobili, chiamiamoli preferiti, di fare le proprie valutazioni, analisi mercato. Cioè, quindi diamo la possibilità a ogni agente di avere la propria utenza e di scegliere anche qual è la tipologia di prodotto che gli interessa, perché chiaramente non tutti i prodotti possono essere utili a tutti. Certo. Cioè, quindi abbiamo un prodotto, diciamo il pacchetto base, che comprende il motore di ricerca con l'analisi mercato comparativa, abbiamo uno strumento di analisi mercato che magari è un po' per più senior. Abbiamo però anche degli strumenti API, cioè che permettono al, diciamo, di personalizzare e semplificare ulteriormente quella che è l'attività solo dell'agente immobiliare, perché non lavoriamo solo con agenti immobiliari, ma con chiunque opera nel settore e ha bisogno quindi di dati. Anche chi fa investimenti immobiliari, paradossalmente anche chi fa gestione di magari portafogli di crediti in sofferenza. Corretto. Ok. E quindi le API in questo caso servono magari per parlare direttamente con i sistemi proprietari di questi partner. Esatto. Okay. Perché, diciamo, la piattaforma è impostata, diciamo, la piattaforma è quella. Per chi volesse utilizzare i nostri dati in maniera un po' più personalizzata, abbiamo questi strumenti che permettono completamente di personalizzare il suo strumento, il suo database. Bene Dario. Quindi, domanda clou: come si entra in contatto con Casa Affari? Quindi, questi agenti immobiliari come fanno a mettere il naso nella vostra azienda, nella vostra soluzione? Allora, si può visitare il nostro sito web, che è www.casaffari.com. Ci sono diversi, diciamo, il sito web vi darà una panoramica di quelli che sono i nostri strumenti. Avete la possibilità di richiedere una presentazione dove, diciamo, uno dei nostri collaboratori vi andrà a mostrare quelli che sono, diciamo, vari strumenti e capire, in base a quelle che sono le vostre necessità, qual è il pacchetto più indicato. Fantastico. Dario, ti ringrazio per il tuo tempo. Riccardo, grazie mille a te per l'opportunità. Spero che tu riesca a ritrasferirti dalla Polonia in Italia, perché ricordiamo che Dario, possiamo dire, sei di Lecco. Sono di Lecco, esatto. E che l'inverno in Polonia è lungo ed è nero. Ed è nero. Esatto. Dai, ti rivolgiamo in Italia. Grazie Riccardo. Grazie a te per l'opportunità. Grazie a te.
Prima di chiudere, ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto o servizio per l'immobiliare, vuoi presentarlo da questo sgabello, puoi farlo scrivendo allo sgabello @gerardopaterna.com. Ti aspetto in occasione del prossimo video.